E intanto noi invece proviamo a raccontarvi la gioia e la grande emozione e la commozione soprattutto dei tanti fedeli che sono qui in piazza. È qui con me Beatrice Barbato. Beatrice è una delle 400 volontarie e passa della diocesi che praticamente in una settimana hanno costruito questo incredibile scenario che vedete alle mie spalle, il palco, le sedie, l'incredibile organizzazione per poter accogliere 400 disabili e tantissime altre persone, le 100.000 di cui ho parlato prima. Beatrice, qual è stata, come dire, come vi siete preparati a questi giorni? Come avete affrontato questo, come dire, compito quasi difficilissimo? Sì, allora la nostra attività è stata frenetica in questa settimana, sia perché abbiamo avuto poco tempo a disposizione, sia perché Caserta voleva accogliere alla perfezione Papa Francesco. Noi abbiamo dato tutti il massimo, abbiamo fatto anche stamattina quando abbiamo accolto comunque la cittadinanza che si è presentata all'alba quasi nei campetti, e abbiamo continuato a farlo anche nei pochi minuti precedenti, quando molti anche dei disabili che non erano potuti entrare sono stati accolti sul palco grazie anche al supporto di volontari delle forze dell'ordine che si sono messe a disposizione, ma anche della Croce Rossa che ha comunque aiutato in queste attività frenetiche. L'emozione è indescrivibile, perché questo Papa attira i giovani, attira è come se richiamasse alla vera fede, quindi io non vedo l'ora di poterlo vedere anche solo da lontano, e la gioia non si può descrivere a parole, perché vivere questo momento, sapere che Papa Francesco è qui a Caserta e che in questo momento è alla Reggia, non ha prezzo. Senti, tu che cosa stai provando in queste ore? Un'oretta fa ha piovuto, sì. Sembrava quasi che tutto dovesse saltare, eppure c'era tanta gente già nella piazza Carlo III, nei campetti, come chiamano questa piazza i casertani, che non è andata via, anzi si è organizzata, hanno procurato gli ombrelli. Tu che cosa hai pensato in queste ore, in questi momenti? Io non nascondo che ho pensato: ora arriva il sole, appena arriva Francesco, perché in realtà il cielo si è aperto e chiuso continuamente, ha piovuto anche pesantemente prima, e la gente era comunque abbastanza avvilita, perché non è facile gestire un così gran numero di persone, anche il caldo, perché non è indifferente il calore che emanano questi campi, però la gente era organizzata, aveva ombrelli impermeabili e anche i volontari hanno portato continuamente bottiglie d'acqua, c'è stato un continuo supporto, e ora fortunatamente c'è questo bellissimo sole che sta aspettando soltanto che arrivi Papa Francesco. Il vescovo Monsignor Dalise, la diocesi si è organizzata praticamente con un comitato di accoglienza, organizzatore tutto di giovani, tutto fatto di persone che in qualche modo hanno tutti meno di 30 anni. Come avete fatto? Cioè, come vi siete organizzati? Qual è stata la strada che avete scelto per affrontare questo compito? Innanzitutto è stata la naturalezza, cioè tutti hanno voluto partecipare, non è stata una forzatura, siamo tutti volontari, per cui comunque abbiamo voluto a tutti i costi essere qui presenti, e questo è sintomatico di come questo Papa attiri così tante persone, ma soprattutto abbia avvicinato alla vera fede noi giovani. E questo anche la decisione di Caserta di scegliere dei ragazzi è splendida, perché comunque è un'ottima idea quella di avvicinare la religione alla gioventù di oggi. Siamo noi che abbiamo voluto essere qui e lo continuiamo a fare con la gioia, con una gioia immensa. Vabbè, allora noi ti chiediamo di continuare a rimanere con noi, sarà il modo di far ad ascoltare a tutta Italia la voce dei giovani casertani, che come abbiamo visto è una voce giovane e bella e squillante.